Durante l'incontro diverse sono le persone uscite dalla Sala della Concordia, tra queste Andrea Giuliani e Fausto Baldarelli, rispettivamente responsabile di Osi Confartigianato e responsabile della CNA di Fano. La scelta è stata motivata con il fatto che, secondo loro, l'amministrazione comunale dovrebbe avviare due confronti separati, uno con i cittadini esasperati dalla situazione e un altro invece con tutte le associazioni del comparto turistico, per poter avere un confronto sulle soluzioni da adottare il prima possibile, sia per contenere il problema dell'erosione, sia per dare una risposta agli operatori del settore, permettendogli di aprire la stagione con serenità. Inoltre, hanno diverse richieste. La cosa più importante è che l'amministrazione comunale metta a bilancio ogni anno circa 500.000 per gli interventi strutturali. Mettendo a bilancio 500.000, poi c'è l'integrazione della regione, che potrebbe aggirarsi per altri 500, 700, 800 mila euro, e quindi se il comune di Fano ogni anno mette 500.000, ogni anno ci potrebbero essere 1.200.000, 1.300.000 euro da utilizzare per gli interventi strutturali di ricarica, delle manutenzioni delle scogliere. Il primo stanziamento che il comune dovrà mettere a bilancio dovrà essere utilizzato per la Gemarra, perché la Gemarra ha vagiato già la precedenza a Torrette in passato e quindi l'intervento di Gemarra ancora non si è fatto. Oltre a questo, chiedono un potenziamento di risorse umane, una semplificazione annuale per poter fare entrare i mezzi nelle spiagge, per il lavori di ripristino e degli interventi lungo la ferrovia. Nella zona di Metauriglia, come ci diceva prima un bagnino, è franata il ciottolame dove passa la ferrovia, quindi non possiamo non prendere in considerazione la ferrovia. Entrare in periodi naturalistici ottimi dentro le spiagge per rilevare la sabbia. Abbiamo lasciato l'aula anche perché non vogliamo creare una guerra tra persone che in questo momento hanno avuto dei disagi, c'è un rischio di creare uno scontro. Noi siamo per creare un confronto, quindi aspettiamo un incontro che ci convochi sia CNA che Confartigianato e le altre associazioni per fare un confronto.